La videocamera di questo telefonino è una figata. La fotocamera, abbiamo detto, fantastica, spettacolare, 5 megapixel, col flash, quello che si trova pure nella fotocamera delle Playmobil. Vabbè, tanto c'è pure il flash. Foto spettacolari, poi su sto schermo penso che pure la foto della caccola diventa bella, tanto è spettacolare lo schermo. La videocamera, la fotocamera è splendida, pure il 3GS era bella, cioè, quindi nessuno dei due rimpiazza una Nikon. Ma per essere dei cellulari, fanno delle foto veramente, veramente impressionanti. Ma la videocamera, ragazzi, io non me l'aspettavo. Cioè, io lavoro nella pubblicità, lavoro nella post-produzione video, mi capita spessissimo di fare delle riprese, partecipare alle riprese di pubblicità, cortometraggi, eccetera. E quindi mi relaziono anche con telecamerone da 40.000 euro, abbiamo dove lavoro io una Panasonic che ne costa, mi pare, 4.000 euro, che è una signora telecamera. Oh, questa non è paragonabile a una telecamera professionale, ma oh, è una signora telecamera, videocamera. La cosa impressionante, se fate un filmato, intanto sono HD 720. Ma sul serio, cioè, non è che l'immagine è zoomata, la cosa che mi ha impressionato, cosa che anche con una telecamera professionale è difficile da avere. Se fate un video stabile, quindi in cui non vi viene un attimo il Parkinson, la tremarella, l'immagine è ben messa a fuoco e non è mossa. Fate un filmato e vi fermate su un fotogramma, quel fotogramma sembra una foto. E questo vi assicuro che anche una telecamera professionale è difficile cioè, da avere un risultato del genere. Quindi, telecamera, videocamera dell'iPhone promossa 10 lode. Ancora non l'ho provata benissimo, mi sembra che c'ha un piccolo problema a causa dello stabilizzatore. Ma questo non lo so, ne parleremo eventualmente in una seconda volta. Ancora non ho fatto abbastanza esperimenti da poter capire se il problema c'è o meno. Comunque, telecamera da paura. Legata alla fotocamera, quindi, che c'è di dietro, ma c'è pure di davanti. FaceTime. Quando Apple ha detto, cioè, che c'era che si è messa a vendere questo FaceTime, la videochiamata col cellulare, come se l'avesse inventata lei, io mi sono detto, ma che cazzo che siete fumati? Cioè, saranno, non lo so quanti anni che i cellulari sono capaci di fare le videochiamate. Com'è che vi state a vendere sta cosa come se l'aveste inventata voi durante il keynote a D che sono cresciuti con i Jetson, che sono i pronipoti del cartone animato di Hanna-Barbera, che è Star Trek, le cose, la videochiamata, Spock, teletrasporto, tutte queste stronzate qua. Cioè, non vi siete inventati niente, mi sono detto io. Quando io ho fatto FaceTime con questo, ci ho detto, vabbè, ok, ho capito, ho capito. Perché, raga, è un'altra cosa. Innanzitutto perché, e questo lo so che vi piacerà a tutti, è gratis. Stato provato, carissimo Dario, qua c'è il gatto, gli faccio una carezza. Carissimo Dario di iSpazio ha fatto vari test, li abbiamo fatti anche assieme. Soprattutto lui si è abbastanza addentrato. È gratis, raga, è gratis. FaceTime, senza fare prima una telefonata classica, senza la SIM dentro al cellulare, in modalità aereo, quindi senza nessuna connessione tranne quella wifi. Nella rubrica, nei contatti, c'è un bottoncino in basso a destra, mi sembra, con scritto FaceTime, lanci gratis. Tutto avviene tramite wifi. Non si sa bene ancora come succede, perché si era detto che forse si mandava un SMS, cioè, gratis, già solo questo, c'è, cioè, gatto che starnutisce, succede. Gratis. Gatto mi distrae. Quindi questa è la primissima figata. Non c'è nessun setup da fare. Dici, ma qual è il tuo indirizzo IP? Ma tu come ti chiami? Quanti anni c'ha? Niente, tu pigli, FaceTime, fine. Basta che c'ha un iPhone 4 e funziona. Ovviamente siamo agli albori di questa nuova tecnologia, perché comunque FaceTime funziona con una roba inventata dalla Apple, che ha messo a disposizione anche degli altri, eventualmente, produttori di telefoni, produttori di hardware. Penso che si potrà integrare probabilmente con robe tipo, che so, Skype, tutte queste cose qua. Siamo agli albori e funziona una figata.
Ovviamente migliore è la rete wifi attraverso la quale state chiamando e la rete wifi di chi state chiamando, migliore sarà la qualità della videochiamata, ma è una figata, raga. È una figata. A me non piace fare personalmente le videochiamate, cioè, tranne se, non lo so, se sono in un posto e gli devo far vedere qualcosa a qualcuno, trovo un po' inutile guardarsi faccia a faccia, personalmente, ma magari perché non sono abituato, non lo so. Però in ogni caso è una figata, è una grandissima figata, FaceTime. La batteria di questo telefono. Io non ho fatto test avanzatissimi, non l'ho portato in laboratorio, non l'ho messo dentro l'acceleratore delle particelle a vedere quanto è. Io ho la nettissimissimissima impressione che questa batteria dura un casino di più. Cioè, io l'ho acceso alle 10 stamattina, ci ho smanettato, me lo sono portato in giro. Ci sono 4 email, di cui una in push, la mail di MobileMe, wifi continuamente attaccato, ci ho giocato, ci sono andato su internet e tutto quanto. Qua sono le 15:17, quindi dalle 10 alle 15 sono passate 5 ore e 17 minuti, la batteria è all'88%, cioè dopo 5 ore di un utilizzo medio, normale. 12% di batteria è calato. A me non mi risulta che con gli altri iPhone succede questa cosa. Quindi batteria, almeno secondo me, è già da paura. Parliamo dell'iPhone 4, non possiamo non parlare di iOS 4. Io devo dire che visto che sono iscritto come sviluppatore, ho provato tutte le beta, dalla prima alla Gold Master, e questa release ufficiale. Ottima, hanno corretto tantissimi dei bug che c'erano già durante le varie versioni di Antere Bene, come è normale che sia. Ha ancora un sapore, quando lo mastichi l'iPhone, ancora un pochettino sa de beta, ma è normale essendo una prima release. Quindi ci sono ancora qualche cosina che funziona bene, non è che funziona male, non è che pigli il telefono, butti per terra e dici, ah, funziona, funziona. Però, vabbè. Aspettiamo, oltretutto a quanto pare la versione 4.1, 4.01, 4 non so quanti zeri ci metteranno, dovrebbe risolvere anche il problema della ricezione. Parliamone subito, così se leviamo sto dente. Se non me l'avesse detto nessuno, io non ci avrei manco lontanamente pensato, perché io il telefono lo tengo così. Se ci devo parlare, lo tengo così, se lo tengo in mano, lo tengo così e ci faccio le mie cose. Quindi, così, con la mano da fagocero, io non ce lo tengo il telefono. E nemmeno così, cioè, non lo so, non lo so. Cioè, io non lo tengo così il telefono. Il telefono lo tengo così. Quindi, se non me l'avesse detto nessuno, io non avrei fatto neanche la prova. Onestamente, quello che ho visto io è che. Non lo so, io non lo capisco, perché a volte scendono le tacche, a volte con la stessa posizione della mano, le tacche esatte. Che cazzo sto a dire?